Papa Francesco ha parlato del Giubileo della Misericordia appena concluso in un'intervista alla televisione della Conferenza Episcopale Italiana TV 2000. Eccone alcuni estratti. Il fatto che il Giubileo non sia stato fatto soltanto a Roma, ma in ognuna diocesi del mondo e nelle diocesi, nella cattedrale e nelle chiese che il vescovo dicesse, quel fatto ha universalizzato un po' il Giubileo e ha fatto tanto bene, perché era tutta la Chiesa che viveva questo Giubileo, e come un'atmosfera di Giubileo. E le notizie che vengono delle diocesi parlano di avvicinamento alla Chiesa della gente, di incontro con Gesù, e in una linea ecclesiale dove la misericordia viene, non dirò scoperta perché sempre c'era, ma viene proclamata fortemente, no? È come un bisogno, no? Un bisogno che credo che a questo mondo che ha la malattia dello scarto, no? La malattia di chiudere il cuore, dell'egoismo. E questo, alla base di questo, di questa cultura dello scarto, c'è la cardiosclerosi, che credo che è una delle malattie più gravi di questo momento. La incapacità di sentire tenerezza, di avvicinarsi, no? Il cuore duro. Dei tanti venerdì della misericordia, con le visite ai luoghi di sofferenza e accoglienza, Papa Francesco ricorda un incontro durante la visita al reparto di neonatologia dell'ospedale San Giovanni, nel centro di Roma. C'era una donna che piangeva, davanti ai suoi due gemellini, piccolini ma bellissimi. È morto il terzo. Ne erano tre, ma uno è morto, e piangeva per il figlio morto, mentre carezzava questi due. Il dono della vita, no? E ho pensato, all'abitudine di mandare via i bambini prima della nascita, questo crimine orrendo. Li mandano via perché è meglio così, perché essere più comodo, una irresponsabilità grande, è un peccato gravissimo, ma una irresponsabilità grande.